19. Faccio un piccolo preambolo, anche se molti di voi già ci conoscono. Io sono Sara Sorrentino, insieme a Simone Biondo che è lì, e Damiano Sinfonico, che è lì, abbiamo organizzato una rassegna di poesia contemporanea che si chiama Poet. L'abbiamo organizzata grazie al sostegno della libreria Falso Demetrio, che è qua di fianco, col sostegno di Ilaria Crotti, che è la libraia, l'anima della libreria. Ringraziamo anche Gianni, il proprietario del Moretti, che ci ha voluto ospitare qua questa sera. Solitamente gli incontri invece li facciamo in libreria. E appunto stasera presentiamo il 14° quaderno della poesia contemporanea per l'editore Marcus e Marcus. I quaderni sono un'iniziativa che dura dal 1992, è stata creata per iniziativa di Franco Buffoni, escono ogni 2 anni ed è un'operazione molto interessante perché in casa editrice arrivano le raccolte, c'è un comitato di lettura presieduto da Franco Buffoni che seleziona i testi, e da questa selezione escono 7 poeti che vengono ritenuti più rappresentativi di quel biennio. Noi oggi abbiamo 3 voci, ora vi spiego, della poesia contemporanea di questo biennio. Uno è Pietro Cardelli, uno è Raimondo Iemma e l'altro è Carmen Gallo, che effettivamente non c'è, doveva venire, esatto, qua c'è il suo posto, ma ha l'influenza, quindi non è potuta venire. Leggeremo, e io farò Carmen Gallo, quindi con uno spazio di immaginazione leggerò le sue poesie e Damiano le presenterà. Facciamo così, vi diciamo 2 cose dei poeti e poi i poeti ci leggono i loro testi e dopo ci sarà spazio per alcune domande. Inizia Simone con Pietro e lo ascoltiamo. Grazie. Allora, grazie, grazie a tutti di essere venuti. Facciamo presentare Pietro, ci siamo conosciuti qualche ora fa e siamo molto contenti appunto che siano venuti qui. E, Pietro è il primo degli antologizzati per ordine alfabetico, ma è anche il primo nel senso che è il più piccolo, perché è del 1994, è fiorentino e alcuni suoi testi sono usciti precedentemente a Raccolta Parabola Carte, che è qui all'interno, che si chiama La Giusta Posizione, in vari siti online, come per esempio Nuovi Argomenti, oppure Voltavo in Silva e Forma Vera, di cui anche e la prima, il vero esordio appunto è La Giusta Posizione, ed è una plaquette divisa in 3 parti che ha la prefazione, come sono tutte le plaquette sono prodotte da un autore importante, e qui c'è uno veramente importante perché è la mia esterna. Quindi parto da alcune sue osservazioni per dire giusto 2 cose sul libro per introdurlo. Dice appunto, parlando del libro e della tua poesia, che qui all'interno si può scoprire una nuova dimensione della parola e del rapporto tra parola e mondo. Questa forse davvero sarebbe la giusta posizione. E inoltre, parlando dell'ultima parte, della 3ª parte, dice che qui il linguaggio pare disteso, transitivo, quasi conquistato. Ora la parola può uscire dalle titubanze dell'io e davvero esplorare il mondo, gli altri, le relazioni fra cose e corpi. Aggiungo io che in queste poesie la parola non solo appunto esplora, ma abbiamo modo di vedere assume anche un tono, un certo senso resistenziale. Cosa voglio dire? Voglio dire che soprattutto in alcune poesie, ma un po' in tutti i testi, quello che viene fuori è una certa riscoperta della memoria, cioè di fatti che sono stati o dimenticati per varie ragioni, o di cui non si è parlato forse abbastanza, che meritano comunque di essere riportati alla luce e risematizzati in un certo modo. Questo è molto evidente in alcune poesie, che ci lasceremo, quelle che riguardano l'Appennino, quelle che riguardano dei fatti di resistenza propria, quelli che riguardano la morte di alcuni operai. Quindi insomma c'è proprio una situazione di narrazione di fatti dimenticati. E questi sono, secondo me, i 2 punti nevralgici, o quantomeno le 2 categorie che si dicono immediatamente dalla lettura, sia la voce di Leo, ma anche la bassa voce, diciamo. Cioè la giusta posizione, il punto di vista, e poi invece l'aspetto della narratività.
c'è veramente una carica narrativa importante, che è sia dal punto di vista che si esprime nella prosa, ci sono molti testi in prosa, quindi trovare la narrativa appunto ovviamente nel suo campo, ma anche invece appunto nella poesia vera e propria, quella che è appunto così sempre detta, cioè della causa. Tuttavia con versi lunghi, sempre versi lunghi spezzati a volte appunto da versi frasi molto molto lunghi. Queste insomma sono un po' le due caratteristiche principali. Lo stile poi è uno stile semplice, dove la sintassi è appunto al servizio di questo racconto, che ci fa vedere appunto un punto di vista che, e questo è interessante, molto molto bello dal punto di vista, cioè che c'è un io che però non è lirico, o un noi a volte, ma è quasi un io da reportage, di commentarista, di foglio, di questa cosa qua. E quindi noi ci accompagniamo nella poesia con questi testi come davvero accompagnati da una persona che ci porta in giro, ci porta a vedere delle cose che non sono importanti. Direi che con questo più o meno secondo me ho finito, poi ne parleremo e allora scopriamo. Stavo pensando, perché leggo alcuni testi, poi dopo magari ne parliamo. La cosa tra virgolette importante è che questa plaquette è una selezione di testi, sono tre sezioni appunto intitolate poi la giusta posizione, che in realtà sono il frutto di una scelta rispetto a un libro più ampio a cui sto lavorando ormai da quando avevo 18 anni, penso, e che spero a breve possa uscire, è quasi terminato, quindi qua sono stato un po' costretto a fare una scelta all'interno di questo libro più ampio e obbligatoriamente, o meglio, ho deciso di optare più per quelle cose che diceva, di cui si parlava prima, diceva prima Simone, quindi vi leggo adesso alcuni testi. Si muoveva senza alcun tipo di controllo. I suoi movimenti, anche i più futili o insensati, si adeguavano a un ordine prestabilito. Il suo esistere si verificava nell'accettazione. Era facile trovare la giusta posizione, allora, il tono con cui pronunciare discorsi importanti, la postura ben eretta, le spalle larghe, il bacino vivo. Gli altri si conformavano a lui, lui agli altri. C'era rispetto e ammirazione. Di colpo, dunque, il vetro si è infranto, ma l'insetto dietro la finestra non ha reagito né ha fatto parola. L'argilla solidissima si è disseccata. Avevamo bisogno di un consiglio, di un ordine, di un destino, non di frammentarci qui dentro come animali metallici. È rimasta la paura, quindi, fangosa come una memoria a venire, profonda nella pelle scavata. Servirà del CIF per cancellarla, un coltello. È difficile capire che non c'è ragione né torto nelle cose, solo sviluppo, azione, avvenimento. Eppure, quando come unico fine resta l'accettazione, si finisce per perdere anche tutto il sacro che c'è nelle cose. L'estremo opposto è il fanatismo. Io da parte mia non ci trovo niente di sbagliato ad essere noi stessi cose. Così ho imparato a eliminare l'eccesso e a sostituirlo con una nevrosi di autocontrollo. Ho iniziato a pensare ai sentimenti come a file del computer, da aprire, chiudere, gettare nel cestino, senza che niente intorno ne senta. Ho capito che l'attesa è importante e che deve essere coltivata in solitudine, tra silenzio e silenzio. Azione per azione. È preoccupante però il risultato, lo spazio tra me e te, ciò che ci separa, non è più incomprensione, ma diversa forma, cosa e persona, non perdere tempo a cercare una scusa. Queste erano due poesie della prima sezione, che è quella un po' più lontana anche nel tempo, dove c'era un po' tutto il problema di non riuscire ad avere contatto e quindi anche un'azione, un gesto, un impatto sul mondo surreale, e quindi era tutta una nevrosi appunto di autocontrollo, come si diceva nella poesia, una nevrosi anche molto individualistica, da cui poi in questa seconda sezione, che in realtà è molto staccata poi di quello che sarà il libro,
c'è invece il tentativo di uscire un po' dal sé, dall'io, e di rifarsi, riaprire un po' il dialogo con il mondo. E quindi ecco questa poesia, visto che veniva un po' accennata anche prima, che si intitola Molinuccio, la rapida premessa è che Molinuccio è un posto, è un luogo vicino a dove io sono nato, in parte abito, cioè Barberina di Mugello, a nord di Firenze. È un luogo che negli ultimi anni, insomma, negli ultimi 10 anni, da quello che ho potuto capire io, è cambiato moltissimo, perché da un lato il lago artificiale, il lago di Bilancino, dall'altro la TAV, poi ancora la terza corsia, eccetera, la variante di Valico, quindi è cambiato molto proprio a livello anche di estetico, oltre che morfologico, e quindi uno dei fatti che più sconvolsero il paese in quel luogo erano questi 3 operai che stavano lavorando nel 2008 e caddero da là. E quindi tutti i primi maggio noi torniamo là a ricordare queste persone. Il fatto di aver conosciuto il 4° operaio, quello che era, che è sopravvissuto a questo incidente, gli altri 3 sono caduti da questo pilone altissimo, il 4° operaio invece è rimasto aggrappato, quasi per sbaglio si è salvato, però dopo ha avuto un'esistenza abbastanza complessa. E niente, quindi poi anni dopo, la prima volta in cui ero tornato là, è nata questa poesia, veramente molto tempo dopo. E il fatto è, se mi capita, magari a Genova è anche facile da riprovare come sensazione, visto che l'autostrada passa molto alta rispetto alla città, se andate sotto uno di questi piloni dell'autostrada, sono altissimi, metri e metri, vi rendete conto che quando passano i camion rispetto alle macchine fanno un suono che è assurdo, sembra quasi un'esplosione. Per chi, a me è capitato anche andare in posti di guerra, ma la sensazione è molto simile, perché rimbomba molto il suono. Quindi comunque, Molinuccio. I piloni altissimi, incombenti, strati di cemento e blocchi uno sopra l'altro, a costruire strutture ruvide, inattaccabili. E le faglie che si aprono sono memorie, sono solchi nella pelle, quando non c'era più niente da fare, dall'alto li vedevi che precipitavano. Fermatevi un momento, aspettatemi, vi prego. E loro non aspettavano, non potevano. Eccoli per terra che ti guardano. Così gli anni passano lenti, sono oscurati come i volti, nodosi. La moglie che ti caccia di casa, esausta. I vicini stizziti, l'arancio. L'arancio in ogni spostamento e la vertigine, purissima. Sopra c'è tutta una velocità diversa, c'è un tragugiare ai chilometri. Sentono esplosioni, camion pesantissimi, e anche quando si capiscono i perché, eccola la ragione, eccolo il suo sgranocchiare, non per questo non c'è napalm e baratri profondi. C'è quiete, ma è indifferenza, e anche il fiume, l'oltrefiume, la Lora, sono sommersi, si abbandonano al flusso. Guardaci qua sotto, guarda noi che non ti vediamo tanto sei alto. Consegnaci qualche parola, abbi pietà se ridiamo, non vogliamo recarti dolore. Un gesto, un segno è abbastanza, poi ce ne andiamo, lo prometto, perdonaci. Grazie. Moretti, c'è una diretta che è il suo tutto mondo. Vai, sì. Non era concordato.
Quando bevi la Moretti vai con le biciclette. Da che è così perfetto. Con questa è un chiuso di cosa. Metti la Moretti e andate con le biciclette. Se non bevi con la bicicletta vai con Tortinetta. Perfetto. Grazie, grazie. Va bene, ciao. La paura degli occhi. Come avere paura degli occhi? Come sapere che tutte le bocche professeranno il falso e per prima la tua dirà cose che non vuole, vedrà cose che non sa, ma il vero più del falso resta nelle parole che non riconosco, perché non hanno la tua forma, la calce bianca dei tuoi sensi, deformati per l'occasione. Parole annerite, scartavetrate, cercano rifugio tra le mie, ma non trovano che una pace fatta di stili, di mura che non tengono,
di soldati che non parlano la tua lingua. Chiamarsi in disparte a parlare, mettersi a contare gli anni, con gli occhi nascosti, nella curva di un braccio aggrappato, uno spazio non troppo verticale per trovarsi e tenersi le mani pronte al lancio e sdraiarsi l'uno accanto all'altro e lasciare solchi di calore nella terra. Abitarsi nelle mani e addormentarsi a poche bocche di distanza, al riparo della corteccia, della sua